per la classifica, ma non solo. Dal Palacus di Torino, un saluto da Niki Gia e benvenuti ad Auxilium Custorino, Raggi Solaris Faenza, seconda giornata di ritorno della Serie B. È una partita fondamentale per le due squadre, soprattutto per Faenza per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Torino ormai con soli due punti in classifica deve cercare soprattutto di ritrovare morale per avvicinarsi poi a quelli che sembrano essere i play-out, sembra essere questo il destino dell'Auxilium. Certo, due punti qua farebbero morale, soprattutto dopo l'ultima buona prestazione in casa, ma questo non basta perché è arrivata una brutta batosta a Forlì e quindi bisogna vincere per ricominciare a correre. Andiamo a leggere i quintetti delle due squadre con il CUS che si schiera: Alessandro Chiotti di guardia dello Jacopo di Play, gli esterni sono Maino e Orsini, mentre sotto le plage giocherà Riccardo Crespi, dall'altra parte invece Samuele Del Fiume come play, la guardia è Giovanni Penserini, gli esterni sono Daniele Casadei, Federico Zambrini, sotto le plance Jacopo Silimbani. È iniziata la partita ed è subito Zambrini, prima palla persa dell'incontro di Faenza e l'azione è orchestrata in questo momento da Claudio Maino, che palleggia fuori dal perimetro, va da dello Jacopo, Riccardo Crespi ora raddoppiato dalla difesa di Faenza che recupera un ottimo pallone con Penserini, in contropiede appoggia i primi due facilissimi punti della sua partita, i primi due facilissimi punti del match. Dopo appena meno di 30 secondi di gioco si sblocca la situazione del punteggio, ora è Crespi sulla linea di fondo, prova ad appoggiare al tabellone con scarso risultato e quindi adesso è Faenza già dall'altra parte. Ottima imbeccata di Dal Fiume per Silimbani, 4-0 dunque adesso per i neroverdi. Il coach Regazzi, mentre ricordiamo anche gli arbitri che sono Roberto Corbari di Cremone, Marco Silva di Seregno, arriva anche Torino a sbloccare il risultato con Lorenzo Dello Jacopo. Attenzione adesso dunque a Faenza che proverà a rispondere, Dal Fiume va fuori per Penserini, affrontato da Dello Jacopo, sfrutta il blocco di Silimbani, fa girare bene la palla Faenza, solo 4 secondi però per l'attacco dei neroverdi, ci prova Casadei da fuori, secondo ferro, rimbalzo di Crespi e quindi Torino che può andare per il pareggio, addirittura per il primo sorpasso del match. Dello Jacopo raddoppiato a spazio Chiotti da te, primo ferro, tiro cortissimo del numero 5 che nell'ultima partita casalinga aveva emozionato con un 7 su 8 dall'arco. Corto invece questo suo tiro, non entra però neanche dalla parte di Faenza e allora è ancora Torino in palleggio con Dello Jacopo, affrontato di Dal Fiume, va Maino in mezzo all'area per Rossini, perde l'attimo per il tiro e allora torna dal suo capitano Maino da tre, ancora primo ferro, lotta a rimbalzo Dello Jacopo ma non basta, spunta Dal Fiume che va da Penserini, raddoppiato però Silimbani, pensa per un attimo al tiro da tre e prende il fallo, il primo fallo del match da parte di Riccardo Crespi. Sarebbe stata una novità per Silimbani andare a tirare da tre, lui che non è certamente un tiratore per stazza, comunque in stagione va col 28% fuori dall'arco. E adesso è Faenza, ancora Del Fiume, bene, ottima l'azione offensiva, Silimbani stava andando facilmente al ferro, spende il primo fallo della sua partita. Marco Murgia che ha sostituito nel frattempo Riccardo Crespi e dunque arrivano i primi due liberi della partita proprio di Jacopo Silimbani, lui che in stagione viaggia con una media di 10,1 punti a partita e nonostante la stazza a cronometro fermo una media dell'87%. Confermata 2 su 2 e dunque più 4 adesso per Faenza con Chiotti, palla in mano, va da Orsini che trova Maino, ottimo il passaggio no look per Murcia, il suo tiro non prende neanche il ferro, la recupera però proprio capitan Maino, 6 secondi per l'attacco di Torino proteggiato da Silimbani, prova a sfruttare la sua agilità, la stoppata del leader di questa specialità in tutto il campionato di Serie B, bravissimo Silimbani a non farsi ingannare dallo step back di Maino,
che si è visto murare il tiro, e adesso solo un secondo la squadra gialloblu per andare a provare la via del canestro. Scivola Dello Jacopo e il suo tiro è oltre la sirena. Comunque Ferro, soltanto Ferro per il numero 7, si ripartirà con una rimessa a favore del Raggio Solaris. L'unico canestro dell'Auxilium in questo momento è stato realizzato proprio da Dello Jacopo in precedenza. Deve iniziare a macinare anche in attacco Torino, mentre qui altro fallo speso da Murgia per contenere un Silimbani che è entrato decisamente bene in questa partita. Rimessa dal fondo, già il terzo fallo di squadra per Torino in questo quarto, ancora ferma a zero Faenza. C'è un fallo di Silimbani sulla rimessa e quindi palla persa ingenuamente da Faenza. Adesso il palleggio di Dello Jacopo che supera la metà campo, prova a sfruttare il blocco di Chiotti. Dello Jacopo poi da Murgia, circolazione fuori dal perimetro. Orsini trova ancora Chiotti che cerca di entrare nel pitturato, si prende il fallo, non c'è il canestro. Fallo commesso da Daniele Casadei. Due tiri liberi per Alessandro Chiotti, lui che durante la lunga assenza di mano è stato uno di quei giocatori che si è preso più cura, si è cercato di caricarsi sulle spalle il peso di questo Auxilium Custorino. L'ha fatto a suon di punti, è salito. Quest'anno lui viaggia con una media di 10 punti a partita. Nell'ultima 1-8 punti con un 3 su 9 dal campo. E certo non una prestazione eccezionale, qui però mette a segno 2 su 2 a cronometro fermo. E quindi Torino torna a contatto e recupera anche questo pallone in difesa proprio con con Alessandro Chiotti. Si alza da tre Dello Jacopo, primo, secondo Ferro, rimbalzo offensivo di Marco Murgia, impatta a quota 6 l'Auxilium adesso con 6 minuti e 37 ancora da giocare sul cronometro del primo quarto. Penserini va alla Casadei, vediamo come reagirà Faenza che si è portata al massimo a 4 punti di margine sul 6-2 e anche prima sul 4-0. Fa circolare molto bene la palla in zona offensiva, ma regge abbastanza la difesa di Torino. Prova a entrare in mezzo Zambrini. Si libera benissimo da tre dal fiume. Tiro non preciso, rimbalzo offensivo conquistato da Faenza, conquistato da Jacopo. Silimbani costretto a spendere un altro fallo in difesa Torino. Alessandro Chiotti, il primo fallo della sua partita. E dunque saranno ancora liberi per Jacopo Silimbani, che sta davvero dettando legge a rimbalzo, a parte in quella situazione in precedenza in cui era riuscito a ingannarlo Marco Murgia, che ha appoggiato poi al tabellone due punti vitali per Torino, mentre sbaglia il primo libero a sua disposizione Silimbani. Va col secondo vincente, sostituzione intanto perché esce proprio Murgia per far spazio di nuovo a Riccardo Crespi. Crespi che con l'assenza prolungata di Calabrese, che si è fatto male in estate al ginocchio e non è ancora rientrato, è diventato in sostanza il centro titolare. Anche oggi deve far fronte Torino all'assenza di Alessandro Panzieri per problemi al ginocchio, quindi il reparto di lunghi davvero martoriato da parte di Torino. Panzieri era arrivato a stagione in corso proprio per cercare di porre rimedio a una situazione disastrosa da parte degli infortuni, come se non bastasse già una gioventù di una squadra che sta davvero dando tutto, ma paga in termini di chili, centimetri e soprattutto esperienza. Ora Orsini in palleggio contro Casadei, ci prova dalla lunetta di tabella, i primi due punti di Simone Orsini, ma è già dall'altra parte Faenza, è proprio Orsini a toccare il pallone che poi esce e quindi Torino è avanti per la prima volta nel match, 8-7 per i padroni di casa, che però adesso dovranno subire per almeno altri 19 secondi l'attacco di Faenza con Casadei in palleggio. Ancora il numero 11 che prova ad andare dentro, cerca di alzare la parabola, ma c'è il tocco irregolare sul suo avambraccio di Riccardo Crespi. È già il secondo fallo della partita del numero 33 e qui si complica la situazione perché Crespi è a 2, Murgia è a 3 e quindi sono passati neanche i primi 5 dei 40 minuti di partita e Torino è già in crisi sui lunghi. Primo libero a segno per Daniele Casadei che realizza la prima marcatura della sua partita. Si concentra
prima del secondo e ultimo tentativo che va a bersaglio. Daniele Casadei, 2 punti per la grande classe 1981, mentre dall'altra parte dello Jacopo Crespi ora va da Maino, che può sfruttare il blocco del suo numero 33, ma è tutto chiuso da quelle parti. Maino, un look per Chiotti, prova ad andare dentro, finge lo scarico, poi l'effettua verso dello Jacopo. Solo Ferro deve alzare le percentuali da tre Torino se vuole provare a tenere con costanza la testa della corsa, perché sta facendo davvero tanta fatica al tiro. Sta contenendo, pagando però con un gran numero di falli, l'attacco di Faenza. E adesso Silimbani realizza il sesto e il settimo punto della sua partita e porta a più 3 il vantaggio degli ospiti. Orsini ha spazio da 3, in ritardo Zamberini. Arriva la tripla, l'abbiamo chiamata, arriva la prima tripla della partita di Simone Orsini. Torino che impatta a quota 11. Adesso deve reagire Faenza con Pensarini. Casadei pensa per un attimo al tiro da 3 e si prende un altro fallo di Alessandro Chiotti. Sostituzione, esce proprio Federico Zambrini ed entra in campo per la prima volta nel match con il numero 15, Emanuele Pini, alla grande classe 1995, mentre si prepara ai 2 liberi a disposizione. Daniele Casadei, 2 su 2 in precedenza dalla lunetta, sbaglia questa volta il primo, avrà un altro tentativo, lui che in stagione va con una media del 71%. Nell'ultima partita però ha percorso perfetto, 6 su 6. Per adesso è fermo a 3 su 4 perché ha realizzato il secondo e ha riportato avanti anche se solo di una marcatura. Faenza, Maino, palla di Matteo che nel frattempo è entrato anche lui sul terreno di gioco, evita la stoppata di Silimbari che però conquista il rimbalzo offensivo visto che il sottomano di Di Matteo si è fermato sul ferro. Allora già dall'altra parte Faenza con Casadei, il post contro Chiotti che non può spendere un altro fallo in rapida successione. Quindi adesso rimessa dal fondo per Faenza con Dal Fiume, aspetta il movimento dei compagni, si smarca Pensarini che appoggia molto bene in backhand al tabellone. Giovanni Pensarini, sono 4 per lui nel match. Adesso dello Jacopo e ha più 3 ora Faenza, va dentro Chiotti che subisce il fallo di Casadei prima che iniziasse l'azione di tiro, quindi non ci sarà fallo più canestro. Mentre nel frattempo sono pronti 2 cambi, abbassa il quintetto Regazzi perché esce dal match Casadei per far spazio al numero 10 Lorenzo Benedetti, mentre dall'altra parte dello Jacopo si prende un attimo di pausa ed entra in campo Gabriele Russano che tocca adesso il primo pallone della sua partita. Maino in palleggio, va da Chiotti, pensa solo per un secondo al tiro, sceglie di andare dentro Chiotti, lo spazio per Di Matteo, circolazione difficoltosa di palla a 2 secondi Torino, ci prova Maino, conquista rimbalzo offensivo però e quindi altri 24 per l'attacco di Torino. Ora Maino cerca spazio in mezzo, molto bene lo scarico per Russano che però spara la sua tripla sul primo ferro e quindi può ripartire Faenza, può provare ad allargare il gap che in questo momento divide le due squadre. Non si capiscono però Benedetti e Pensarini. Stava tagliando il numero 12, pensava che rimanesse sull'angolo, invece la guardia classe 93 e quindi rimane punteggio sull'11 a 14, mentre Orsini prova a entrare nel pitturato, scarica per Russano che ci prova stavolta dall'angolo opposto ma l'esito è sempre lo stesso, ancora Ferro, ancora più 3 Faenza che corre adesso a spazio molto molto bene Emanuele Pini, ottimo l'assist e Dal Fiume si libera benissimo il numero 15 in mezzo all'area e quindi sono altri 2 punti per Faenza, i primi della partita del numero 15. Con Orsini adesso che va dentro, si appoggia al tabellone, in questo momento Torino si aggrappa a Simone Orsini, 7 dei 13 punti del CUS sono stati realizzati dal numero 22 che prova a trascinare i suoi, mentre a spazio Pini da 3
solo Ferro, e c'è il fallo però nella lotta per lo spazio a rimbalzo di Manuel Di Matteo, e quindi saranno ancora liberi per Jacopo Slimbani, fino ad adesso 3 su 4 per lui, che come abbiamo già detto ha un'ottima media, oltre a essere il leader di stoppati di questo campionato. Per lui anche 6 rimbalzi abbondanti di media partita, mentre realizza il primo libero, salendo a quota 8, è diventato il miglior marcatore del match fino ad adesso. Secondo tentativo dall'arco della carità, lo sbaglia, lotta però a rimbalzo Emanuele Pini, non basta, la sfera torna a Torino. Russano adesso in palleggio, va da Maino che scambia ancora con l'ex Colbe. Chiotti ancora per Maino, fronte in palleggio raddoppiato il capitano dell'Auxilium, c'è il tocco di Dalfiume, la palla esce, ancora 11 secondi per l'attacco di Torino, 2-0-2 da giocare nel cronometro del primo quarto. Orsini adesso che va da Di Matteo, cerca il pertugio in mezzo, alza la parabola, c'è la stoppata di Pini, troppo irruenta secondo gli arbitri, e quindi fallo a favore di Torino. Saranno liberi per Manuel Di Matteo, le cui prestazioni stanno crescendo enormemente. Intanto arriva il primo timeout del match sul 13-17 per Faenza. Di nuovo sul parquet saranno liberi per Manuel Di Matteo, che appunto le cui prestazioni sono davvero in grande crescita. L'ultima partita disastrosa, sì, per Torino, con il parziale di 108-64 a Forlì. Personalmente però prestazione ottima per Manuel Di Matteo, 19 punti con 7 su 12 dal campo, 1 su 2 dalla lunetta. Già migliora questa situazione perché arriva adesso al percorso perfetto, 2 su 2, primi due punti della sua partita. Torino che torna a un canestro di distanza, mentre si alza Slimbani da 3, secondo Ferro, ma il rimbalzo offensivo è appannaggio di Neroverdi, e adesso Dalfiume cerca il compagno, va da Pini che pesca in mezzo Slimbani, rischia il fallo Torino, sbaglia il numero 8, adesso circondato da maglie giallo-blu, arriva il fallo inevitabile di Manuel Di Matteo, il secondo della sua partita, e quindi andrà ancora una volta dalla lunetta Jacopo Slimbani, per adesso 4 su 6 a cronometro fermo. Primo tentativo quando mancano ormai 88 secondi al termine del quarto. Realizza il primo. Emette anche il secondo, salendo in doppia cifra. Quota 10, primo giocatore ad arrivarci nel match. E siamo soltanto al primo quarto. Ottimo, davvero per adesso la prestazione del numero 8, che sta sfruttando tutti i 206 centimetri a sua disposizione. Fallo intanto speso da Lorenzo Benedetti per fermare Claudio Maino, che andrà in lunetta, una delle specialità della casa del capitano Auxilium. Fino ad adesso 88% in stagione. L'ultima partita 2 su 2, una partita in cui ha messo a segno sì 11 punti, però con un 3 su 11 dal campo, che certo non ha aiutato Torino, soprattutto stupisce lo 0 su 5 da 2, sommato poi a una buona percentuale 3 su 6 da 3, intanto 2 su 2 dai tra entrambe le squadre. Ora casa dei, va da Benedetti, ancora il numero 11, affrontatore di Matteo, si alza da 3 senza passare dal palleggio, fallo a rimbalzo commesso da Emanuele Pini, è il secondo fallo della partita del numero 15. Sembrano essere presi da scoramento i giocatori di Torino, mentre Alessandro Chiotti ha due occasioni dalla lunetta. Lui in stagione va col 66%. Sbaglia il primo, secondo tentativo dalla linea della carità,
vincente per il numero 5, che sale proprio a 5 punti in partita. 33 secondi al termine del terzo quarto, rischia di toccarla Maino, ma non basta. Circolazione palla ottima di Faenza dall'angolo. Benedetti sbaglia, ma si riprende il rimbalzo. Ancora Benedetti in palleggio. Badapini tira da lontanissimo, solo Ferro. Rimbalzo di Di Matteo. Ultimo possesso del quarto per Torino, con Maino che in palleggio si prende il fallo proprio della guardia classe 93, Lorenzo Benedetti, e andrà alla lunetta, lasciando poi soltanto 6 secondi e 5 decimi all'attacco di Faenza. Cambia intanto dall'altra parte, fa il suo esordio in partita Paolo Bianchelli, gli lascia spazio Alessandro Chiotti. Ma anche per il rimbalzo dopo i liberi, coach Arioli realizza il primo. Claudio Maino, che sarà quota 12. Due su due per la guardia classe 91, una delle poche conferme di questa giovanissima Auxilium. Dall'altra parte intanto rischia di trovare la due punti Federico Zambrini, così non è. Si va all'ultima pausa con Faenza in vantaggio 63-49. Tutto pronto per gli ultimi 10 minuti in cui Faenza si affaccia in vantaggio di 14 punti, avanti 63-49 sull'Auxilium Custorino. Torino che era stata in partita soprattutto nel primo quarto, poi ha iniziato piano piano a retrocedere. 12-20 il parziale della seconda frazione, 17-22 quello degli ultimi 10 minuti appena vissuti insieme. E adesso è meno 14 per la squadra di Arioli, con Maino che pesca in mezzo Di Matteo. Sfortunato anche Torino in questa circostanza, con la tabella e il Ferro che non aiutano la conclusione del numero 12. Fatto sta che l'attacco di Torino continua a non riuscire a segnare, e dall'altra parte invece Zambrini va da Benedetti. Casadei, molto bene il passaggio verso l'angolo per Pini, che va a sbagliare un tiro costruito molto bene dall'attacco di Faenza. Dall'altra parte altro errore di Gabriele Russano, in arresto tiro da due, e quindi Benedetti può provare a replicare. Penserini cerca di intercettare il pallone di Matteo, non ce la fa. Casadei contrastato molto bene da Chiotti, che si prende anche il fallo di Lorenzo Benedetti. Fiammata di Alessandro Chiotti, cerca di caricarsi anche così Torino, mentre dal fiume prende il posto di Federico Zambrini. 5 punti nella partita del play nato ad Imola. 26 anni fa, ora Maino conquista il fallo di Giovanni Penserini, terzo fallo della sua partita. Altra rimessa a favore di Torino con 15 secondi ancora sul cronometro per l'attacco degli uomini di Arioli. Maino va da Chiotti, si distrae dal fiume, ci prova il numero 5 dell'Auxilium senza fortuna. E allora dall'altra parte Faenza, con dal fiume per Casadei che prova a entrare. Casadei fa circolare ancora una volta palla a Faenza, che non ha assolutamente fretta, preferisce far correre il cronometro. E adesso Pini in post contro Chiotti. Pini si gira molto bene, ma non c'entra neanche il Ferro. Riprende palla Orsini, arresto e tiro da tre di Claudio Maino. Reagisce Torino, meno 9, 15 i punti della partita di Claudio Maino. Anzi, chiedo scusa, 16 dall'altra parte. Pini può partire di qui la riscossa di Torino, ma bisognerà dare continuità a questo canestro del capitano. Ora dal fiume, raddoppiato, ottima davvero la circolazione però di Faenza. Tiro complicato però da parte di Giovanni Penserini. Corre Maino che perde per un pallone, ottimo la rincorsa in difesa proprio del numero 12. E allora dall'altra parte Faenza, con Pini che va da Benedetti,
Penserini in post, affrontato da Orsini, prova a ritagliarsi uno spazio, reagisce molto bene, senza fallo, la difesa dell'Auxilium. Ora Russano perde solo per un attimo il pallone, va da Orsini, affrontato da Penserini, il blocco di Chiotti, Di Matteo, prova a entrare in mezzo, stoppata e palla recuperata da Daniele Casadei. Ultima giocata difensiva per il numero 11, e qui adesso è Faenza dall'altra parte, con Benedetti che controlla un pallone non facilissimo, infatti commette infrazione di passi, non felice il cambio di gioco di Daniele Casadei. Sostituzione pronta in casa Raggi Solaris. Entrare in campo è nuovamente Jacopo Sinimbani, vera star, vero MVP fino ad adesso di questa partita, al posto di Emanuele Pini, che aveva cominciato molto bene soprattutto nel secondo quarto con una serie di triple, era arrivato fino al 3 su 3. Si è un po' perso in questa ultima frazione finora, lotta intanto, palla contesa, la freccia, dice Faenza, e quindi palla persa da Torino. Sarà rimessa nella propria metà campo a favore di Faenza. Faenza che arriva dall'ultimo successo in casa, ha aiutato sostanzialmente Torino perché ha sconfitto 85-73 Trecate, che è l'unica squadra che divide in questo momento l'Auxilium dalla retrocessione diretta. L'ultima trasferta della Raggi Solaris invece era ancora nel 2015, col successo 71-83, sempre di 12 punti contro Oleggio. Adesso è tempo di un altro attacco per i neroverdi, palla in mezzo a Sinimbani che si prende un altro fallo commesso da Simone Orsini, e quando Sinimbani è in mezzo al pitturato sono dolori per tutti, liberi per il numero 8. Primo fallo della partita del numero di 22 dell'Auxilium, realizza il primo libero Jacopo Sinimbani, che sale a quota 21 punti. Realizza anche il secondo, e adesso è più 13 per Faenza, che si affaccia con molta tranquillità agli ultimi 6 minuti e 45 secondi della partita. Ora Di Matteo, che va ad Orsini, affrontato da Penserini. Orsini prova a smarcarsi in palleggio, soltanto Ferro, niente da fare per Torino, si è fatto male Orsini, sembra un crampo. Dall'altra parte realizza due punti Sinimbani. Sì, sono crampi, fortunatamente solo crampi per Simone Orsini. Senza pietà però Faenza. Adesso entrano i ragazzi sul parquet per asciugare il sudore. Sarà rimessa ovviamente dal fondo dopo il canestro di Faenza. Appena il campo sarà libero, cosa che avviene in questo momento, e Claudio Mano andrà in palleggio a superare la metà campo, cercando di ricucire il meno 15 che in questo momento divide le due squadre. Fallo di Dal Fiume, secondo fallo della partita della classe 1983. Terzo fallo del quarto per la Raggi Solaris. Ora Chiotti subisce un altro fallo di Dal Fiume, che nel tentativo di recuperare il pallone spinge in maniera non corretta il numero 5 del CUS, che la riceve un altro pallone stavolta da Dello Jacopo. Maino adesso in palleggio, ancora per Dello Jacopo, affrontato dai 206 centimetri di Sinimbani, fa quello che può. Chiotti si costruisce anche un buon tiro, rimbalzo offensivo di Torino che prova ancora con Dello Jacopo, la penetrazione del numero 7, si prende il fallo di Jacopo Sinimbani, quarto fallo della partita del centro della Raggi Solaris. Arrivano liberi per Dello Jacopo, lui che in stagione a cronometro fermo viaggia col 69%, giocatore di proprietà della scuola Basket Asti. L'ultima stagione ha giocato in Biella, dividendosi tra Serie C e Under 19, dove è arrivato terzo
nelle finali nazionali. Per lui in passato anche un'esperienza negli Stati Uniti alla High School J. Robinson negli USA. Dello Jacopo che fa 1 su 2, 5 punti nella partita del numero 7, lui che è abituato a medie ben superiori, almeno il doppio, 10,7 punti infatti è la sua media, che è andata incalando nelle ultime giornate. Rimessa adesso a favore di Daniele Casadei e della Raggi Solaris Faenza, avanti di 14 e palla in mano con Penserini che va dentro, recupera molto bene palla Claudio Maino, in transizione adesso Torino, ha tanto spazio Gabriele Russano che alza la parabola ma non tocca neanche il ferro, a rimbalzo l'ultimo a toccare Emanuele Di Matteo, palla persa per l'attacco di Torino. Spicchi che ritornano nelle mani della Raggi Solaris, va dentro dal fiume, si addormenta la difesa di Torino, fallo e canestro, potenziale gioco da 3 punti per Samuel del Fiume, 7, già la sua partita si avvicina alla sua media stagionale che è 7,4 con 41% di media da 2, 24 invece da dietro l'arco, notevole soprattutto il conto degli assist, quasi 6 a partita, 8 punti nel match per dal Fiume. Ora Dello Jacopo che va da Chiotti, cerca spazio in mezzo ma non ce n'è, ancora Dello Jacopo, arresto e tiro dalla media, altri 2 punti per Lorenzo Dello Jacopo. Torino che adesso torna a meno 15, ma sono davvero tanti, soprattutto visto che mancano 5 minuti e 6 secondi alla fine della partita. Dal Fiume si prende il fallo di Manuel Di Matteo. Quarto fallo per lui, mentre Gabriele Russano lascia il posto a Riccardo Crespi. Rimessa per Faenza, il prossimo fallo dell'Auxilium però sarà bonus. E il prossimo fallo arriva in questo momento, fallo di Claudio Maino, il terzo della partita del capitano, e dunque come profetizzato saranno liberi per Lorenzo Benedetti, già 5 punti nella sua partita. Ha già superato dunque la sua media, certo non l'ottima prestazione dell'ultima partita dove ha messo insieme 15 punti frutto di un ottimo 4 su 4 da 2 di un 33%, 1 su 3 fuori dall'arco, percorso perfetto invece dalla lunetta ieri e oggi 2 su 2, ma è entrato dall'altra parte. Chiotti si arma da 3 e finalmente rivediamo il vero tiratore di Torino, il vero Alessandro Chiotti, 8 punti della sua partita. Torino che torna a meno 14, ma c'è ancora moltissima strada da fare, bisogna chiudersi in difesa. Silimbani non è della stessa opinione, 26 punti per il numero 8. D'altra parte intanto Dello Jacopo perde il pallone, o almeno così sembra, ma l'ultimo tocco è stato della Raggi Solaris e dunque sarà rimessa affidata alle mani di Claudio Maino quando mancano 4 minuti e 26 secondi al termine del match. E Torino insegue di 16, 58 a 74 a favore degli ospiti, con Di Matteo che si alza con tranquillità da 2, ma non realizza, e dunque palla che torna in mano agli uomini di Ragazzi. Ottima giocata, prova ad andare oltre il ferro Silimbani, difende bene però la postazione Riccardo Crespi, dall'altra parte alza ottimamente la parabola Claudio Maino, che si è ripreso nella seconda parte di match, forse troppo tardi nonostante abbia messo insieme 18 punti. Dall'altra parte intanto Silimbani, fallo e canestro, prestazione davvero eccezionale del centro, mentre rientra Marco Murgia a lasciargli spazio e Riccardo Crespi.
2. I punti realizzati in partita da Marco Murgia. Sbaglia il libero supplementare Jacopo Silimbani. Più 16, comunque per Faenza. E ora Maino, arresto, tiro dall'altezza della lunetta. La mette Claudio Maino, che sale a quota 20. Sono tornati i numeri del capitano, lui che è stato per lunghi tratti anche il miglior scorer di questo campionato. Poi dopo l'infortunio, qualche difficoltà ovviamente a ritrovare il ritmo partita. Adesso sono arrivati questi 20 punti. Sicuramente in difficoltà nel ritrovare la forma migliore. Tanto girandola di sostituzioni, soprattutto nelle file della Raggi Solaris. Sono ben in tre a entrare. San Giorgi, Zambrini e Pini. Mentre arrivano i liberi per Torino, affidati a Dello Iacovo. Con questo decimo fallo esce definitivamente dal match Lorenzo Benedetti. Per lui 7 punti e soprattutto molti, molti minuti messi nelle gambe e nelle braccia. Realizza il secondo libero Lorenzo Dello Iacovo. Meno 13 adesso per Torino. Cosa Giorgi, appena entrato, che fa sentire la sua presenza in area. Fischiato un tecnico. Alla panchina di Torino, mi è sembrato di capire. Situazione confusa. Sì, vengono confermate le mie impressioni. E dunque, libero per Samuel Dalfiume, che realizza e si avvicina alla doppia cifra, 9 punti per lui. Adesso sarà possesso ancora per la Raggi Solaris. Proprio con Dalfiume, affrontato da Di Matteo, cerca di pescare in mezzo San Giorgio, ma difende bene Torino. È indeciso se andare fino in fondo Dello Iacovo, lo fa senza successo. Conquista molto bene Pallapini e dunque può ripartire l'attacco dei neroverdi. Fallo commesso da Marco Murgia. E l'ultimo fallo della sua partita, perché ha quota 5. Pronto a rimpiazzarlo Paolo Bianchelli, dalla piccola classe 98 che si divide tra Serie B e Under 18. E dunque avevamo detto che Samuel Dalfiume era vicino alla doppia cifra, può raggiungerla in questo momento e lo fa con il primo libero a bersaglio, quota 10 per il play, che mette anche il secondo, 2 su 2. E raggiunge lo stesso score dell'ultimo match contro Trecate. Intanto Maino da 3 non arriva neanche al ferro. 2 minuti e 32 al termine della partita, che ormai è in ghiaccio per la Raggi Solaris Faenza, che salirà al termine di questa serata a 16 punti in classifica. I playout sono più lontani a questo punto. C'è anche la possibilità, perché no, per i neroverdi, per sognare quella che sarebbe una clamorosa quinta promozione consecutiva. Bisognerà passare con ogni probabilità dai playoff. Tanto però bisogna chiudere la pratica auxilium. Col palleggio di Dalfiume, che va il neo entrato Andrea Castellari, il capitano della Raggi Solaris, mentre San Giorgio mette a segno i primi 2 punti della sua partita. Castellari, che è nella Raggi Solaris da quando è nata, ossia dalla prima partita in prima categoria. Tanto dall'altra parte tripla di Di Matteo, quota 15 per lui. Ottavo Anna Faenza, dicevo, per Castellari. Ovviamente la Serie B richiede una qualità che forse non è nelle corde del numero 7, però sa dare il suo contributo anche così. Sicuramente sa fare spogliatoio e conosce molto bene la piazza nero-verde. Errore al tiro di Dalfiume. Allora può andare dall'altra parte Bianchelli,
che si increspa però tutto da solo. E quindi dall'altra parte, ultimi 90 secondi di partita, col palleggio di Dalfiume che va da Pini, pesca in mezzo molto bene San Giorgi che lotta contro Bianchelli. San Giorgi è contrastato in maniera ottima dal numero 13, non trova un tiro comodo e infatti lo sbaglia. Chiotti da 2 di Matteo, solo secondo ferro. Ultimo giro di lancette che inizia in questo momento. Faenza è avanti di 15 e sta conducendo in porto con grande tranquillità. L'ultimo match, arriva la tripla del capitano di Andrea Castellari. Va intanto dall'altra parte, risponde a modo dello Jacopo, ma ormai è troppo tardi se non per aggiornare le proprie statistiche personali, sono 11 punti. Niente, c'è gloria anche per il giovane Matteo Samori, classe 96. E lascia gli spazi e Dalfiume, certo 96 all'Auxilium sarebbe considerato un veterano, visto che l'unico oltre classe 95 è Claudio Maino, che è un 91. Però ogni squadra ovviamente ha i suoi punti di riferimento, mentre arriva il fallo fischiato a Dello Jacopo. Saranno liberi dunque per San Giorgi, lui in stagione ha già con una media del 50%, qui realizza il primo. Ultima partita strepitosa dal suo punto di vista, 11 punti con 4 su 8 da 2 e 3 su 6 al rimbalzo. 2 su 2 in questo momento per Gianmarco San Giorgi, 69 a 86 in favore di Faenza. 8 secondi di discrepanza tra i due cronometri, ci prova Dello Jacopo da 3 senza successo. E allora manca davvero poco al termine del match, con Samori che rischia di perdere un pallone e lo fa. Bianchelli lo recupera, ci arriva Dello Jacopo, ormai è soltanto per la statistica. Ancora sbaglia da 3 Dello Jacopo, infrazione di passi commessa da Pini. Non lasciano correre niente gli arbitri, neanche con 31 decimi ancora da giocare. Sarà rimessa per Torino, l'ultima rimessa del match. Un match che scrive il successo della Raggi Solaris. L'ultima tripla di Chiotti è sbagliata e dunque la partita si conclude così su 69 a 86 per Faenza, che espugna il Palacus, sconfigge l'Auxilium Custorino e si lancia verso una salvezza tranquilla e chissà perché no, anche qualcosa di più. Il match dunque si conclude. Michi Giavi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento alle prossime partite.